Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma veramente ma veramente molto particolare. Sto parlando dell'automatico del Raid Patto Antico. Innanzitutto siamo sul profilo di Raika perché l'ha droppato lui ma non si sentiva bene, quindi il video l'ho fatto io. E niente, andiamo subito a vedere i perk di quest'arma. Premetto che Raika l'ha droppato con il God Roll purtroppo per il PvE, quindi con Furia e Quarta Fortunata che adesso andiamo a vedere. Diciamo che non sono proprio i perk migliori che possiamo usare in PvP, però adesso andiamo subito a vederli. Abbiamo un telaio a impatto elevato, quindi una bassa cadenza di fuoco e danni ingenti. Quest'arma è più precisa quando si spara da fermi e si guarda nel mirino. Canna estesa, estensione pesante per canna che aumenta la gittata, riducendo la maneggevolezza e controllando moderatamente il rinculo. Caricatore leggero, che ha una gittata e ricarica migliorate, aumenta la velocità di ricarica e leggermente la gittata. Appunto, Quarta Fortunata, i colpi precisi inflitti in rapida successione ripristinano due proiettili nel caricatore. E Furia, le uccisioni con quest'arma aumentano proprio i tempi danni inflitti cumulabili fino a 3 volte. È un'arma veramente molto particolare perché è un 360 colpi al minuto e per un automatico è veramente pochissimo. Infatti fa tipo 34 in testa, qualcosa di assurdo. E tra l'altro ha una gittata pure gigantesca. Purtroppo Quarta Fortunata non serve praticamente a niente in PvP perché tanti colpi ci si ricaricano così. Furia, insomma, adesso andiamo a vedere. Sarebbe stato meglio un caricatore assassino, però vediamo, anche Furia potrebbe essere utile. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, sponda remota in controllo. Allora, andiamo un po' a vedere. L'arma è molto, veramente molto, molto strana. Molto anche complicata quasi da controllare. Perché essendo un automatico a bassa cadenza, il rinculo non è per niente regolare. E quindi diventa anche abbastanza difficile da controllare. Da vicino, ragazzi, è difficilissimo da utilizzare, non si riesce perché ha una bassa maneggevolezza, in più è anche una bassa cadenza, quindi è veramente molto ma molto difficile controllarlo dalle corte distanze. Dalle lunghe già di meno. Zona B conquistata. Zona di vantaggio conquistata. In testa. Ok, dalle lunghe dicevo già di meno, però insomma il rinculo, considerando che è appunto un automatico a bassa cadenza, come ho già detto, non è che mi piaccia molto, è abbastanza difficile da controllare, considerando appunto il fatto che essendo un rinculo a bassa cadenza i colpi sono più scattanti, meno regolari, quindi diciamo che non basta semplicemente abbassare la levetta, comunque appunto fare un movimento opposto al rinculo. Ma ahia, sono morto. Ma bisogna anche cercare di assecondare questa bassa cadenza. È un discorso che avevo già fatto, non mi ricordo su quale arma, però insomma è sempre quello. Rimane il fatto che diciamo che non mi piace chissà quanto come tipologia di arma, ma in generale non mi piacciono molto gli automatici a bassa cadenza. D'altro canto però il caricatore è veramente fantastico perché... Porca miseria, arriva qualcuno. Che culo. Perché ha un caricatore di 32 colpi, che considerando la bassa cadenza è veramente, veramente ottimo. Bravissimo che gli va incontro, tu. Bello, il corpo a corpo. Non gli è piaciuto il corpo a corpo a questo. Dicevo, il caricatore, essendo di 32 colpi, avendo una cadenza di 360 colpi al minuto, è veramente molto, molto esteso. Perché considerate che uccidiamo con... Ma che vuoi fare con quell'arco? Uccidiamo, dicevo, con 5 colpi, se non sbaglio, perché facendo 34 in testa, diciamo 5 colpi, quindi un caricatore di 32 colpi ci permette di fare addirittura 6 kill, che è veramente, veramente tanto. Ovviamente se uccidiamo un nemico. Dalle corte invece non riesce veramente a fare niente, ragazzi, purtroppo. È molto difficile prendere in testa dalle corte. Quello non ha super, perché... Ok, come dicevo, è molto difficile prendere in testa dalle corte, l'avete visto. E appunto, quindi va usato necessariamente dalle lunghe distanze, quindi accompagnato con, per esempio, un'armata supporto, una mitraglietta, robe simili. Però non è affatto male, devo dire, in generale. Alla fine basta prendere un attimo la mano con il rinculo e si riescono a fare buone cose.
Se devo essere sincero, un aspetto di cui, diciamo, sono rimasto un attimino deluso è probabilmente la gittata, che mi aspettavo decisamente maggiore. Considerando che è al massimo, pensavo decisamente fosse un qualcosa di meglio la gittata. Questo è l'ultimo, siamo riusciti a farlo. La gittata al massimo deve comportare appunto qualcosa di molto 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 alto. Invece, boh, non trovo niente di più, per esempio, a un querelante o a un... No, vabbè, sicuramente è alta come gittata, però mi aspettavo magari un attimino di più. Una gittata, per esempio, anche da ricognizione. No! Tu perché non saresti morto? Quello perché non sarebbe morto? Io, ragazzi, lo sbarramento è la prima volta che lo provo, perché non avevo mai giocato con lo sbarramento prima. Sul cacciatore ancora non l'ho sbloccato. Ed è la prima volta che gioco con l'account di Raika dai Renegati. Però, boh, non capisco. Certe volte mi ammazzano da chilometri di distanza, casissimo. Altre volte invece succedono queste cose. Fuggi, 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 fuggi. Che cappero. Zona C conquistata. Zona di vantaggio conquistata. In generale, però, devo dire che è una buona arma. Mi piace. Devo dire che alla partita di prima non avevo fatto per niente un buon punteggio. L'arma mi faceva veramente schifo. Invece qui l'ho rivalutata molto. Giocando dalle distanze un attimino più lunghe, mi rendo conto che ha un vantaggio abbastanza alto. Come ho già detto, accompagnando ad un'arma che sia forte alle corte distanze, perché altrimenti riusciamo a fare veramente poco in quelle situazioni. Però in generale il vantaggio delle lunghe distanze si fa sentire. Non mi sembra di aver giocato malissimo. Adesso andiamo a vedere. 28 kill e 2.33. Buona partita, buona partita. Andiamo subito a vedere la seconda partita, cosa riusciamo a fare. Non saprei bene cosa aspettarmi, perché comunque in questa partita abbiamo visto parecchio la potenza delle lunghe distanze, quindi quest'alta gittata che ha un notevole vantaggio rispetto alle altre armi. Vediamo adesso nella prossima partita che mappa riusciamo a trovare e niente. Fantastico, partita già iniziata in una mappa peggiore non poteva capitare. Però veramente non poteva andare peggio. C'è da dire che comunque dalle lunghe distanze riesce a avere spesso la meglio, Mettendo i colpi in testa fa veramente parecchio parecchio danno. L'unica difficoltà sta nel metterceli. Non avevo visto questo tipo a sinistra. Però alla fine basta imparare un attimino a controllare il rinculo e non è nemmeno tanto difficile. Penso che probabilmente un'arma, un perk buono per quest'arma potrebbe essere i proiettili barcollanti. Perché avendo questi colpi dalla cadenza molto bassa, un proiettile di barcollanti potrebbe essere veramente fastidioso, perché diciamo che il rinculo, chiamiamolo rinculo ma in realtà è flinch, sarebbe molto molto irregolare, molto scomodo da controllare. Qui non c'è una porta, che sia qua. Dicevo, il flinch subito sarebbe molto irregolare e difficile da controllare, quindi secondo me è molto molto scomodo e fastidioso. Restano 30 secondi. Prima posizione. Ce l'ho dietro. Ok, non ce l'ho più dietro. Mancano 30 secondi, ho ancora lo sbarramento. Gradirei attivarlo. Non contro una persona, magari. Invece sì. 10 secondi. Vabbè. L'ho un po' sprecato. Ok, seconda partita vinta, non so quanto possiate aver visto, però non faccio una terza perché verrebbe veramente troppo lungo il video, anche se questa qua era una mezza partita. L'arma devo dire che è stata un po' una rivelazione, pensavo di fare una recensione decisamente negativa, 15 kill ragazzi perché sono stata a metà partita, però 2.5 di rate ci sta.
Dicevo, pensavo di fare una recensione decisamente negativa, invece mi ha sorpreso. Diciamo che è molto buona dalle lunghe distanze, il vantaggio si fa sentire anche contro degli impulsi, delle ricognizioni, comunque fa veramente veramente molto male, accompagnata con un'arma dalle corte distanze, come può essere per esempio, non saprei, Raika qui non ha praticamente niente, un cattiva condotta forse potrebbe essere buono, comunque una mitraglietta, un pompa potrebbe essere veramente veramente molto utile. Quindi ragazzi, questo era il patto antico, io direi che se il video è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, che come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce.